Bene, allora oggi giovedì 1 gennaio siamo qui con Roberto, saluta Roberto e la professoressa Nicoletta a documentare questo lavoro che è un cocktail di azioni su due programmi. Vero Nicoletta, che programmi sono? Storyboard That, che è un programma online con una versione gratuita e una versione a pagamento, Open board. e open board che Open poi board. useremo. Allora, storyboard permette di costruire delle storie acquisendo personaggi, testo, immagini, forme. Vero Roberto? Fammi vedere come si cercano i personaggi. Roberto ha imparato a Facciamo una gestire cosa, Roby. la costruzione di questi personaggi. Francesca che fa la pace con Marina. Allora, Roberto adesso costruisce una vignetta, ha imparato a cercarsi i personaggi. Raccontami poi cosa ha imparato a Imparato a fare. cercare. Allora, era una storia per un lavoro in classe sul cyberbullismo. Ha inventato una storia il pomeriggio con Rosa, che va a fare i compiti con lui, lettrice, la dita della comunicazione, e la storia l'abbiamo trasformata in vignetta e ora siamo alla fine. Stamattina mi ha stupito per l'ennesima volta perché da solo ha imparato a gestirsi i personaggi, a muovere, a mettere le posizioni, a cambiare l'espressione del volto, stanno facendo la pace. Che espressione deve avere, Roby? Fa la pace, per cui è contenta o è triste? Allora, cambia l'espressione del Ecco, allora viso. lui gestisce il programma, il testo, lavora in una postazione Quello bifronte per cui mi ha stupito che... oggi è che, prendi il cuore, ha avuto l'idea di mettere, siccome fanno la pace, è stata sua l'idea di mettere un cuore. Ma come me l'ha fatto capire? Mi ha scritto così, quindi si è ricordato che va scritto in inglese, si è ricordato comunque una parte del corpo che assomiglia moltissimo, poi ho capito che non voleva testa e allora siamo arrivati a ricostruire che cosa voleva. Cos'è che volevi cercare, Robby? La testa? Volevi cercare head? Volevi questo? Volevi questo mettere? No, che cos'è che volevi mettere? Yes, cerca Ecco, e allora lui praticamente va a cercare la comunicazione per immagini. sì. Lui ha fatto un trend di comunicazione aumentativa con Open, con Open Ara Word Word e usando Open Word e Ara per Word. E ricostruirci. adesso è passato a una fase molto più elaborata, quella di costruire addirittura le storie E devo con una dire, capacità comunicativa non comune, perché si gestisce il programma, i personaggi e anche il testo perché ha imparato a costruire le frasi. Siamo a un anno dai primi video. Adesso quando è arrivato in descriviamo prima media usava la parola frase, la prima. tendenzialmente la parola frase. Adesso Avrebbe scritto descriviamo la pace. tecnologia in campo. La tecnologia in campo è una postazione bifronte dove lui per momenti della giornata può lavorare con un insegnante in Guarda che silenzio, bonito. uno di fronte all'altro. Dai, fa. L'insegnante può comunicare con il labiale perché è un bambino che ha difficoltà di udito, con il labiale, con una comunicazione emozionale, ma anche per imitazione, perché l'insegnante lavora su un mouse e una tastiera e Roberto impara a capire immediatamente cosa fa l'insegnante. Gesticola. Cosa dice? Ha imparato a gestire il programma, inserire il testo, ha imparato, ricorda tantissime parole, giusto? Forme verbali. La maiuscola. Addirittura la professoressa lo corregge, ci vuole la maiuscola. E quindi siamo già all'estetica della lingua, alla correzione grammaticale. Adesso mi giro per far vedere appunto a Roberto che lavora in coppia, in tandem, la Bravo. potenzialità di questa Francesco, sei postazione. migliore amica di chi? Di tutti? No? Allora, scrivilo. Ecco, in realtà Bravissimo, hai la fatto bene. postura e la Bravo, posizione bravo. crea potenzialità comunicativa. Ok.
che non ci sarebbe lavorando in fianco. E Francesca cosa risponde a Marina? Prendi una vignetta. Prima prendi una vignetta. Cosa vuoi fare? Modifica pose. Ah, Roberto sta valutando l'espressione del viso sorridente anche di Marina e allora no, di Francesca. E allora controlla Francesca. L'insegnante Francesca adesso e continua. Quindi è una facilitazione, direi che la professoressa sta lavorando nella zona prossimale di Vygotsky come facilitatore e quindi l'efficacia e il lavoro di Roberto è cresciuto notevolmente. Vedete? Guardate. Non ci sta del tutto, intanto scrivici, poi sistemiamo tutto. Scrivi con il codice. Ormai il codice comunicativo è la parola, perché Roberto dopo un anno ha veramente associato bene, grazie al fatto che Roberto per fortuna è un bambino intelligente. Vedi, continua a chiedere conferma. È diventato bravissimo anche nel digitare. Da quanto usa questa postazione? Da ottobre 2017. Fantastico. Bene, allora questa storia che adesso inquadro, quando sarà finita nelle sue sequenze anche tu d'immagine, sei la mia migliore amica dei cuori o del cuore, singolare o plurale, dei o del cuore, va bene cuore. È qua che no, c'è qualcosa che non va, Roby. Dei cuore? Correggi qua. Ok. Ecco, perfetto. Allora, ci mettiamo un punto esclamativo? Va bene, è giusto. Sì, te lo segna sotto, ma è giusto. Allora, descriviamo il lavoro come sarà. Fatto questo, la storyboard, come verrà proseguita nella sua esecuzione didattica? Verrà salvata in immagini ogni vignetta e poi verranno portate su come si fa per qualsiasi altra cosa, o meglio per tante altre cose, come ad esempio la verifica di scienze di lunedì prossimo. Smontiamo tutto su Open Board, smonto vignette e testo, lui ricostruisce in preparazione magari a una verifica, un tema, quella, insomma, quando fanno in classe la verifica sul test di testo, di scrittura, e in modo che magari a lui poi lascio le vignette e basta e lui scrive il testo, oppure se mi accorgo che è ancora difficile lascio qualche parola e lui ricostruisce il testo, eccetera eccetera. Ho capito, è portato a ricostruire per fare la storia. Comunque le verifiche sempre in classe con i compagni. Allora, questa qua è una postazione. Passiamo dalle cose dei compagni e torniamo in classe con i compagni. Fantastico. Volevo fermarmi un attimo sulla tecnologia. Questo qui è Sodi Linux 2018 Orizzonti e sta lavorando in internet praticamente, perché questa è un'applicazione storyboard internet. Storyboardette. Aspetti un attimo, gentilmente, aspetta un attimo. Facci vedere Open Board che sta sotto, o cambiamo un monitor, ce lo fai vedere. Dopo magari vediamo se riusciamo. Ecco, questo è Open Board e poi dopo riuscirà a importare qui dentro e gestire la storia. Come adesso, quello dobbiamo, come per esempio abbiamo fatto... Ma la registriamo appena, dopo. Esatto. Ah, ecco, questo è un adesso esempio. Abbiamo appena importato pagine di quaderno, ecco. per cominciare a pensare alla verifica di scienze. Ecco, lui lavora in classe adesso con i compagni. Ecco, lui può passare tranquillamente, clicca lì. Dove? Qua. Se mi togli... Ecco, lui può passare immediatamente da un programma all'altro importando i pezzi. Però vediamo se riusciamo a documentarlo. Roberto, saluta. Bye bye. Dillo. Bye bye. Bye bye.